Buongiorno, buongiorno a tutte, cari amici, cari amiche, web spettatori, web spettatrici, buongiorno, benvenute e benvenuti. L'avevo già detto però, benvenute e benvenuti. Benvenute e benvenuti due volte. Questo è Salvo 5.0.tv. Chi vi parla è Salvo Mandarà, mi trovo a Vigevano, vi parlo in diretta. Oggi è giovedì 3 luglio 2014. E sono in questo momento alle ore 9 e 44 minuti. Allora, vorrei iniziare da un argomento che ho trattato in modo anche piuttosto duro ieri, e cioè quella notizia che riguarda gli ordini professionali, le sanzioni per chi svolge una professione in modo abusivo, eccetera eccetera. Io ieri, prima di fare il mi scappa la diretta, avevo contattato un senatore della Repubblica per chiedere conferma della veridicità di questa notizia. Lui mi ha detto che avrebbe approfondito per farmi sapere bene anche nei contorni, nei dettagli, l'argomento. Quindi ovviamente non è stato in grado di rispondermi in breve tempo, insomma. Anzi, fra l'altro poi mi ha chiamato un altro senatore, diverso da quello che io avevo interpellato, il quale mi ha dato una prima conferma verbale molto veloce, e poi l'assistente di questo senatore mi ha mandato un'email per darmi tutta una serie di contorni, di dettagli aggiuntivi e anche una sua interpretazione. Quindi ovviamente non ho potuto parlare di questo nel mi scappa la diretta perché ancora non ero a conoscenza, quindi vorrei integrare. Allora, innanzitutto è confermato che questa legge al Senato è stata votata. Fra l'altro vi dico, è stata votata a grandissima maggioranza, quasi l'unanimità. Tutti i gruppi parlamentari, compreso il Movimento 5 Stelle, hanno votato a favore. Allora voi direte, ma come? Ma il Movimento 5 Stelle vuole abolire l'albo dei giornalisti e poi fa una legge del genere? Allora, chiariamo, chiariamo. La legge è una legge che parla in generale delle professioni e dell'esercizio abusivo delle professioni. Non parla specificamente di giornalisti o di qualche altra professione, parla in generale di qualunque professione. Allora, questa legge, fra l'altro, questa novità, questa modifica, diciamo, non entra nel merito della definizione di cosa vuol dire svolgere una professione in modo abusivo o meno. Cioè, per tutta la parte, diciamo, della definizione del reato, la legge è rimasta quella che c'era prima. Quindi, se oggi noi rischiamo di incorrere in una sanzione a causa del fatto che, magari essendo dei blogger o essendo facendo informazione in vari modi, con dei video registrati, con dei video in diretta, con delle fotografie, con dei disegnini, in qualunque modo noi esercitiamo la nostra libertà di informazione e di comunicazione, se oggi, con questa nuova legge che non è ancora in vigore perché deve passare dalla Camera, infrangiamo la legge e andiamo incontro a una sanzione, bene, tutto questo succedeva anche prima, perché questa parte della legge non è stata modificata. Allora voi dite, allora dov'è la novità? La novità è nel fatto che la legge ha cambiato, inasprendole, le sanzioni. Perché la legge in precedenza, quella attualmente in vigore, visto che questa non è ancora in vigore perché deve andare alla Camera, diceva che se tu vieni pescato a svolgere una professione in modo abusivo, non ricordo com'era dal punto di vista della sanzione proprio detentiva, questo non ricordo, ma forse non c'era o c'era già, non lo so onestamente, ammetto la mia ignoranza, ma sicuramente la sanzione pecuniaria era molto più bassa, si parlava di 500 euro anziché da 10 a 50.000 euro. E non c'era, non era previsto il sequestro delle attrezzature. Allora, queste due novità, l'aumento drastico della sanzione pecuniaria e
e il sequestro delle attrezzature, è ovvio che non sono state fatte nella mente dei senatori per andare a colpire il blogger che fa il video o che fa in qualche modo informazione. Anche perché alla fine di che attrezzature stiamo parlando? Mi sequestrano il telefono oppure mi sequestrano il computer a casa, e capite che non è che poi è una roba dell'altro mondo. Certo, i 50.000 euro, perché da 10.000 a 50.000 euro di multa, beh, lì già cominciamo ad andare sul pesante. Però questo grosso inasprimento è stato deciso, e io onestamente sono d'accordo con loro, è stato deciso perché, ripeto, la legge parla in generale di tutti gli albi professionali, cioè insomma di tutte le professioni, perché, come sapete, ci sono tanti magari odontotecnici che si mettono a fare i dentisti, oppure ci sono addirittura dei santoni che si mettono a fare i medici, eccetera. Allora, voi capite che se un odontotecnico che si mette a fare il dentista gli fai una multa di 500 euro, quello se ne sbatte le scatole, perché voglio dire, 500 euro magari se l'hai guadagnati nei 20 minuti precedenti di lavoro, che cosa gliene frega? Paga i 500 euro, ciao ciao, e si torna esattamente come prima. Se invece gli fai una multa di 50.000 euro e gli sequestri l'attrezzatura e magari lo metti in galera per 2 anni, beh, probabilmente diciamo che come deterrente la cosa funziona di più, ok? Quindi, se la guardiamo da questo punto di vista, diciamo che questa legge non è malvagia. Qual è il problema? E infatti il senatore con cui ho parlato mi ha ringraziato per la segnalazione, perché dice: è ovvio che adesso io parlerò col gruppo parlamentare alla Camera per provare a mettere qualche correttivo, qualche emendamento, qualcosa che chiarisca bene la differenza fra le professioni. Perché una cosa è svolgere abusivamente, fra virgolette, il lavoro del giornalista, che per quanto uno, ora ammettiamo, facciamo uno che svolge il lavoro di giornalista in modo non idoneo, cioè nel senso che non, a parte che, vabbè, non è che ci vuole una laurea per fare il giornalista, perché per fare il giornalista uno deve esprimersi, non è neanche necessario saper leggere e scrivere. Io potrei essere anche una persona che non sa comunicare, non saper né leggere né scrivere né esprimermi in corretto italiano, ma potrei essere un disegnatore superbo, sopraffino, e potrei fare, fra virgolette, giornalismo, informazione con dei disegni, con dei fumetti, con dei disegni animati. Quindi voglio dire, è proprio, cioè, a parte che, vabbè, siamo tutti d'accordo sul fatto che l'albo dei giornalisti deve essere abolito, anche perché tutti quelli che svolgono male il lavoro di giornalista, cioè quelli che ci fanno guadagnare la 70ª posizione nella classifica per la libertà di stampa, sono proprio quei giornalisti iscritti all'albo, cioè quelli che sono, fra virgolette, legali nello svolgere la loro professione. Quindi qua il punto è giusto che ci sia un albo dei giornalisti? Assolutamente no. È giusto che possano fare i giornalisti solo coloro che hanno certi requisiti? E quali sono questi requisiti? Quindi è qui che bisogna aggiustare la legge alla Camera. Ecco perché il bicameralismo perfetto è una cosa stupenda. Perché tu magari in una Camera, come in questo caso al Senato, fai una legge con delle buone intenzioni, che quindi ha degli aspetti positivi, ma magari ti dimentichi, non ti rendi conto che questa cosa può generare dei problemi. Perché inasprire le sanzioni fino a 50.000 euro e sequestrare i beni e fino a 2 anni di carcere per uno che fa il giornalista non è come per uno che fa il dentista senza essere un dentista, o per uno che fa il medico senza essere un medico, o per uno che fa l'ingegnere e magari fa dei calcoli per un ponte che poi crolla. Ecco, quindi è ovvio che bisogna introdurre, diciamo, dei correttivi probabilmente alla Camera affinché. Guardate che bella scia chimica che ho di fronte. Vabbè, scusate. Affinché, insomma, si capisca, cioè si faccia una differenziazione netta fra reato e reato. Anzi, chi fa il giornalista senza essere iscritto all'albo non commette nessun reato. Perché io informo, io faccio
informazione nel mio blog, potrei anche stampare un giornale, potrei fare un telegiornale, potrei fare delle trasmissioni in diretta, posso fare dei video registrati, eccetera. Se c'è qualcuno che mi guarda, se non commetto dei reati mentre faccio questo lavoro, a quel punto non vedo dov'è il problema. E va bene, quindi diciamo, non tutti i mali vengono per nuocere. Sono contento di aver appreso questa notizia, di essermi allarmato, di essermi preoccupato. Dopo ho detto che comunque vada, non me ne frega niente, io continuo a fare quello che faccio imperterrito. Se poi qualcuno mi dovesse accusare di aver fatto la professione abusivamente e dovesse chiedere l'arresto fino a 2 anni e una sanzione fino a 50.000 euro, poi ce la discuteremo al momento opportuno. Per il momento, per me, la mia vita non cambia di una virgola. Però sono contento che il senatore mi abbia ringraziato dicendo grazie, adesso ci studiamo bene la cosa, ne parliamo anche con i nostri colleghi alla Camera ed eventualmente introduciamo un correttivo in modo da creare questa differenziazione. Argomento chiuso. Allora, parliamo adesso di POS e di anatocismo, soprattutto di POS, perché oggi ho visto che proprio alla trasmissione mattutina Agorà, non condotta più da Greco, perché adesso è Agorà Estate, adesso è condotta da una signora che mi pare si chiami Bartone o Bortone, qualcosa del genere. Però lo stile, la trasmissione è sempre la stessa, è solo cambiato il conduttore. Allora, oggi hanno parlato, guarda caso, di POS. Ascoltando tutte le varie cose che dicevano i vari ospiti studio, in effetti mi è venuta in mente una cosa, quindi adesso farò quasi una sorta di confessione. Io devo ammettere che sono contrario all'obbligatorietà del POS perché capisco quali sono in questo momento i motivi che spingono le banche a obbligare i camerieri della politica a fare questa legge. Principalmente due. Uno è quello di guadagnare di più perché il POS ha un costo di gestione. Ogni singola transazione, soprattutto per quanto riguarda la carta di credito, non per il bancomat, o perlomeno sì, anche per il bancomat, ma di entità minore. Comunque, in generale, insomma, ogni operazione ha un costo per l'esercente, o addirittura in alcuni casi per il consumatore, perché alcuni esercenti girano la commissione sul consumatore. Beh, per esempio, anche sulla carta di credito, per l'acquisto di carburante, alcune banche chiedono una commissione. Va bene. Quindi sicuramente un motivo è questo, far guadagnare più soldi alle banche. E siccome i camerieri lecchini, schiavi della politica, fanno gli interessi delle banche, hanno fatto questa legge per consentire alle banche di guadagnare ancora più soldi. Perché non basta solo il reddito da signoraggio legato alla stampa delle banconote, oppure il signoraggio secondario legato alla creazione di moneta elettronica dal nulla, che poi quando vai a fare un prelievo bancomat comunque trasformi in banconote. No, le banche vogliono guadagnare anche dalla transazione. Potremmo chiamarlo, non so se esiste già questa definizione, se esiste io non lo so, e se dovesse, se esistesse, ecco, non ditemi: ah, guarda che non l'hai inventato tu, l'ha detto qualcun altro, chi se ne fotte. Voglio dire, mi è venuto in mente proprio adesso, mentre parlavo con voi, che questo potremmo chiamarlo una sorta di signoraggio terziario. Cioè, se il reddito derivante dalla stampa delle banconote del falsario criminale seriale Draghi si chiama reddito da signoraggio primario, perché stampi una banconota da 50 euro che ti costa 13 centesimi e la metti sul mercato a 50 euro, guadagnando quindi 49 euro e 87, quindi questo è il reddito da signoraggio primario, che secondo gli MMTiani non è un problema, ma lasciamo perdere. Poi c'è il signoraggio secondario cosiddetto, cioè quello relativo alla riserva frazionaria, cioè relativo al fatto che le banche, quando tu vai a chiedere un fido, quando tu vai a chiedere un prestito, un mutuo, una qualunque dazione di denaro, loro cosa fanno? Vanno al computer, premono un tasto e flop, dal nulla creano questi soldi. Questo perché lo possono fare? Perché c'è proprio la riserva frazionaria.
Cioè, fatto 100 il capitale che hanno in deposito derivante da depositi fatti dai loro clienti, loro possono prestare, possono mettere in circolazione, quindi creando dal nulla n volte con n molto elevato quel deposito che hanno da parte dei loro clienti. Quindi loro creano denaro dal nulla, esattamente come il falsario Draghi con le banconote, quelle cartacee. Ecco perché questo si chiama reddito da signoraggio, diciamo secondario. A questo punto nessuno mi vieta di chiamare l'ulteriore reddito che le banche vogliono avere e che grazie agli schiavi lecchini, criminali della politica hanno, grazie a questa obbligatorietà, potremmo chiamarlo reddito terziario, perché praticamente prendono ulteriori altri soldi da parte degli esercenti che devono pagare un affitto per il POS. Devono pagare una commissione su ogni transazione, eccetera, eccetera. Bene, quindi questo è uno dei motivi per cui questi criminali delle banche e della politica, schiavi lecchini di merda, hanno fatto, per far fare altri soldi alle banche. Ma c'è un altro motivo, il secondo, cioè quello della tracciabilità. Cioè quello, come dicevamo in trasmissione ieri sera con Elia Menta e con Giuseppe Turrisi, quello di sapere anche quanti peli abbiamo nelle orecchie. Perché è ovvio che se tutte le transazioni diventano elettroniche, praticamente sanno tutto di noi. Già sanno tutto di noi perché con i cellulari sanno in quale cella siamo. Le celle hanno un raggio, un diametro di circa 3-4 km, quindi con una risoluzione di 3-4 km il sistema sa esattamente dove ognuno di noi si trova istante per istante. Paghi l'autostrada con la carta di credito o con il Via Card o con il Telepass e allora sanno che sei passato da lì. E ogni cosa che facciamo tracciano tutto quanto, una sorta di Grande Fratello. Questa ovviamente è la seconda ragione per cui incentivano l'uso del pagamento elettronico, in modo da arrivare con questo e addirittura poi col microchip che già pubblicizzano negli Stati Uniti, ma anche in Italia, perché ti salva la vita, ti metti questo microchip, eccetera, che per carità è anche vero, ci sono, per esempio, anche la società per cui lavoro io, fa dei microchip che sono molto utili, che servono per esempio per i diabetici insulinodipendenti. Ecco, queste sono proprio delle micropompe sottocutanee che ti generano, cioè ti instillano direttamente l'insulina di cui hai bisogno istante per istante. Fra l'altro è molto meglio di come fanno i diabetici insulinodipendenti che sono costretti una o n volte al giorno a farsi una puntura, perché qua la dose di insulina necessaria viene praticamente instillata direttamente da questa micropompa. Ci sono altre cose utili addirittura per l'occhio, per evitare il glaucoma e altre cose. Questi sono ancora a livello di ricerca, però lo dico, la ditta per cui lavoro lavora anche in questo campo. Quindi non è che dobbiamo criminalizzare in generale tutti i microchip che possono essere utilizzati nel corpo umano, perché alcuni possono avere anche degli effetti positivi. Però qual è il problema? Che con la scusa di questi microchip, diciamo a fin di bene, l'obiettivo è quello anche di inserire nel corpo di chiunque e garantisco che se gli esseri umani continuano a essere così coglioni come siamo oggi, arriveranno a raggiungere il loro obiettivo prima o poi, magari fra un anno, fra 10 anni, fra 50 anni, ma ci arriveranno. Saremo tutti microchippati, magari come nei film di fantascienza ce l'avremo messo qua dietro l'orecchio, perché magari ci fa anche da telefono, da fax e da macchina per il caffè. Ma comunque arriveremo lì, purtroppo. E questo appunto per andare avanti, diciamo, nel discorso del Grande Fratello. Fatta questa lunga premessa, credo di essere stato abbastanza chiaro su cosa penso di questo desiderio del Grande Fratello che ci schiavizza di sapere tutti i nostri dettagli, devo fare una piccola confessione. E cioè, che io sono comunque un grande utilizzatore di carta elettronica, cioè di bancomat, anzi, a dire il vero, io uso la carta di credito moltissimo. Perché? Ma perché per me è conveniente come cliente, visto che in effetti le spese le paga l'esercente e non il cliente.
Perché per me è conveniente? Va, è conveniente per almeno due motivi. Primo, io vado in giro con pochissimo contante. Se perdo o mi rubano il portafoglio, il dispiacere è perché perdo i documenti, devo rifare la patente, la carta d'identità, eccetera. Ma per il resto non è una grande perdita, perché vado in giro veramente con pochi euro. A volte vado in giro con 10 euro, con 5 euro. La carta di credito la puoi bloccare nel momento in cui perdi il portafoglio, quindi non hai una perdita economica. Primo motivo per cui io spesso uso la carta di credito. Secondo motivo, io faccio il pagamento durante il mese dall'1 al 30 del mese e quell'addebito ce l'avrò senza spese ulteriori il 10 del mese successivo. Questo è un altro vantaggio. Ci guadagno, diciamo, in valuta. E poi, appunto, la comodità che con questo pezzettino di plastica paghi dappertutto senza dire oh cavolo, non ho soldi, non ho contanti. E quindi devo ammettere che se non ci fossero gli altri due problemi di cui abbiamo parlato, e cioè i costi per gli esercenti e il fatto che sanno ogni mia piccola manovra, ogni mio piccolo spostamento, onestamente, non è che poi la vedo così male. Allora, dov'è che vorrei arrivare? Beh, vorrei arrivare che se ci fosse una banca nazionale, se ci fosse una banca nazionale con i soldi che sono di proprietà del cittadino, beh, a quel punto la gestione delle carte di pagamento elettronico potrebbero essere a titolo gratuito, perché la banca di Stato deve prendersi una commissione sul fatto che io uso la carta di credito? Quindi gli esercenti non dovrebbero pagare nulla per questo servizio. E beh, a quel punto rimarrebbe solo il discorso della tracciabilità. E vabbè, comunque la cosa è ovvio che dovrebbe rimanere volontaria, non puoi obbligare tutti quanti a usare la carta di credito. Chi la trova comoda la usa, chi non la trova comoda non la usa. Quindi alla fine, ecco, vorrei dire che intanto vorrei risolvere questo mio conflitto interiore, perché da quando ci stiamo occupando di questo tema, io mi sentivo un po' in colpa perché dicevo, ma io però parlo tanto male della carta di credito, eccetera, ma poi sono il primo a usarla, io faccio 30, 40, 50 movimenti al mese con la carta di credito, per mia convenienza, per mia comodità, per i motivi che ho detto prima. E allora mi sentivo in colpa, avevo questo conflitto interiore, dico, però caspita, io la uso così tanto e poi invece dico che hai sbagliato, non sono coerente. E alla fine ho capito dov'è il punto. Il punto è il costo per gli esercenti, che sarebbe da azzerare se fosse una banca nazionale. E vabbè, ovviamente non sono per renderla obbligatoria assolutamente, perché se uno vuole fare un pagamento che vuole che non risulti, lo deve poter fare. Ecco. Per qualunque ragione, uno vuole andare a puttane? E non, ma poi ecco, voglio, a proposito, mi viene in mente una cosa, ma adesso le prostitute, visto che credo che non credo che esistano prostitute che vogliono meno di 30 euro, come si fa a pagare la prostituta? Vabbè, scusate, battuta poco felice. Comunque, scherzi a parte, veramente, quindi sicuramente sono contrario all'obbligatorietà, deve essere una mia libera scelta. Come pagatore. E se in effetti è così, perché questa legge obbliga l'esercente ad avere il POS, ma non il pagatore a pagare col bancomat, ecco, ovviamente dovrebbero anche togliere l'obbligatorietà per gli esercenti, perché al limite, se io trovo più comodo usare la carta di credito, posso decidere di non andare da quelli che non ce l'hanno. A quel punto sarà il mercato a obbligarli, fra virgolette, a usare la carta di credito, però attenzione, deve essere gratuita, perché se no, allora è un ulteriore regalo alle banche, e parliamo di miliardi e miliardi, perché sommate tutte le commissioni di ogni singola transazione più tutti i canoni mensili che ogni esercente deve pagare, capite che sono una paccata di soldi, per usare le parole della signora Fornero. Va bene, quindi io la vedo così. Io renderei assolutamente non obbligatorio per gli esercenti il fatto di avere le macchinette. Renderei a titolo gratuito l'affitto e le transazioni e poi lascerei libero il cittadino di fare quel cazzo che vuole. E io in questo modo sarei ben felice di continuare a utilizzarla per i motivi di comodità che ho detto prima. Ok.
C'è un problema però, che da quando ho capito, ed è da pochi mesi, saranno 3-4 mesi, da quando ho capito che le tasse sono una cosa illecita e immorale, che non dovrebbero esistere, perché se lo Stato avesse una moneta sovrana di proprietà dei cittadini, non una moneta sovrana così e basta come dicono alcuni, oggi non voglio fare nomi, non voglio, mi sono rotto i coglioni di litigare con gli amici seguaci del mio amico giornalista che ho fra virgolette attaccato ultimamente, quindi meglio non fare nomi così evitiamo rotture di palle. Allora, quindi se ci fosse una moneta sovrana, ma non basta sovrana, sovrana di proprietà del popolo, stampata da una banca di Stato e data come reddito di cittadinanza al popolo, bene, in queste condizioni anche il pagamento elettronico potrebbe avere la sua validità, perché a quel punto la banca di Stato ti dà il POS a te esercente senza farti pagare nulla, né come affitto mensile né come commissioni, e vissero tutti felici e contenti. Un'ultima cosa sull'anatocismo e sulla lotta contro le banche. Allora, qua dobbiamo capire che o ci uniamo veramente, dobbiamo diventare veramente tanti, e vi dico, dovremmo lanciare magari la campagna Adotta un debitore. Non so se vi piace il nome. Adotta un debitore. Allora, voi sarete adesso un centinaio tra Ustream e il portale Salvo 5.0, e poi sarete circa un migliaio quelli che guarderanno la registrazione. Comunque, quelli che siete, fra di voi sicuramente ci saranno almeno un 30%, un 40%, immagino io, che hanno un mutuo. Allora, intanto, ovviamente, a questi, a tutti costoro, dico, vi prego, prendete in mano la vostra vita, attivatevi, fate una LAC, una lettera di accettazione condizionata, non rischiate nulla, perché voi state solo facendo delle domande alla banca e state solo cautelativamente 60 giorni dopo la prima lettera, e visto che la banca non vi avrà risposto, a dire: visto che tu non mi hai risposto, io in modo cautelativo interrompo i pagamenti. Non rischiate nulla, nessun giudice vi potrà condannare, perché voi fate delle richieste alla banca, la banca se ne strafotte delle vostre richieste, voi aspettate 60 giorni, dite che da questo momento, non avendovi risposto, tu dai per scontato, per la legge del silenzio assenso, che quello che tu dici è vero, quindi che il debito non esiste, e quindi in modo cautelativo smetti di pagare. Ok? Quindi non si rischia niente, cercate di capirlo. Ieri ho dimenticato di dire questa cosa in modo così chiaro, perché avevo fretta di chiudere, eravamo in ritardo, perché Elia Menta, quando parlavo della mia lotta con la banca, con la LAC, diceva: sì, poi voglio vederti quando ti arriverà l'ufficiale giudiziario a farti l'ingiunzione di pagamento. Io ho risposto molto velocemente, ma vorrei aggiungere, ecco, questa cosa: non c'è nessun rischio, perché io non è che smetto di pagare e basta. Attenzione, ecco, questo vorrei dirlo. Alcuni si sono trovati in grossi guai perché hanno mandato la NAC, così come veniva chiamata, invece io preferisco chiamarla come mi ha insegnato il mio amico fraterno Mahat, LAC, cioè lettera di accettazione condizionata. Vabbè, il nome non ha nessuna importanza, è solo per differenziare la procedura, perché molti mandavano le cosiddette NAC, cioè una lettera in cui dicevano, facevano tutta una serie di domande eccetera, la mandavano, smettevano di pagare e poi se ne fottevano. La banca magari rispondeva, loro non rispondevano ulteriormente per dire: guarda che mi hai risposto con delle cazzate, bla 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 bla, e poi giustamente l'ufficiale giudiziario gli va a pignorare pure il cesso, capite? Quindi attenzione, bisogna rispettare la legge, ok? E quindi se la rispettate, se rispettate la procedura in modo corretto, non dovete avere nessuna paura, perché voi non state dicendo che non voglio pagare. Perché è ovvio che se tu non paghi, la banca ti manda un sollecito e tu non dici niente, la banca ti manda un altro sollecito e tu non dici niente, a quel punto il tuo debito è un titolo esecutivo, viene il giudice e ti pignora pure il pane che ti stai mangiando. E ha ragione, perché è la legge che glielo permette, e non puoi fare nulla. Se invece tu gli mandi una lettera e dici: cara banca, io ho alcuni dubbi, mi fai capire come hai generato questo denaro? Mi dimostri che non hai fatto cartolarizzazione? Mi dimostri che il calcolo degli interessi è corretto?
eccetera, c'è tante altre cosette, tante altre, sono 16, 16 i punti della lettera che ho mandato alla banca. Se la banca non ti risponde e tu dopo 60 giorni gliene mandi un'altra e gli dici: cara banca, cioè non ti risponde o ti risponde in modo evasivo, perché la banca ti, almeno a me ha risposto dicendo: caro signore, abbiamo fatto un controllo ed è tutto a posto, abbiamo rispettato le leggi tempo per tempo vigenti. Chi è? Questa non è una risposta, ovviamente, perché io ti chiedo A, B, C, D, E, F, G, H, I, eccetera, eccetera, ti chiedo 16 punti, tu non mi puoi dire è tutto a posto, vaffanculo. Allora tu gli mandi una seconda lettera dove gli fai gentilmente notare che non ti hanno risposto e che quindi da questo momento ritieni che quello che prima era un dubbio diventa una certezza e quindi da questo momento tu non paghi il mutuo in via cautelativa, dicendo che in qualunque momento tu mi rispondi e mi dici in modo esauriente ed esaustivo tutte le cose che ti ho chiesto, io riprendo immediatamente a pagare il mutuo. Capite? Non stai cercando di fare il furbo e di non pagare, tu stai solo proteggendo i tuoi interessi in maniera cautelativa, non stai pagando temporaneamente. Se dopo la seconda lettera questi continuano a non risponderti, e beh, e in più ti continuano a fare solleciti in modalità non legali, ti telefonano, ti mandano lettere non firmate, eccetera, eccetera, tutto questo a me hanno fatto ripetutamente, a quel punto gli mandi la terza letterina e gli dici: caro amico mio, tu mi hai rotto un po' i coglioni, perché non stai rispettando la legge, non hai risposto alle mie domande la prima volta, non hai risposto alle mie domande la seconda volta, mi hai reso schiavo, mi hai creato grossi danni, a questo punto io ti chiedo un risarcimento, non solo non ti pago più il mutuo, ma ti chiedo anche un risarcimento, ti do 15 giorni di tempo per rispondermi con una tua proposta di risarcimento, a quel punto se la riterrò valida e congrua, allora io mi fermo lì. Amici come prima, io non devo nulla a te, tu mi dai quello che mi proponi se io lo accetto, tu non devi nulla a me, amici come prima, e chiudi la porta, finita lì. Se invece non mi rispondi o mi rispondi in modo evasivo e incompleto, a quel punto io ti faccio un atto di citazione, capito? Ecco, io sono a questo punto qua, devo aspettare che passino i 15 giorni dalla ricezione dell'ultima lettera che ho mandato verso il 10-12 di giugno, dopodiché faccio l'atto di citazione, se nel frattempo la banca non mi avrà risposto, ok? Allora, io spero di avervi spiegato in modo chiaro che non correte nessun rischio, quindi, cari amici 200-300, quelli che siete all'ascolto, fatela questa cazzo di cosa se avete un mutuo, o se non ce l'avete, adottate un debito, andate da vostro zio, da vostro nonno, da vostro cugino, da vostra figlia, da vostra sorella, dal vostro amante, dal vostro fioraio, dal vostro panettiere, fategli vedere questo video dove credo di aver spiegato in modo abbastanza dettagliato la procedura. Poi è ovvio che per i dettagli, per sapere esattamente come scrivere la lettera, vi dovete far aiutare e c'è la Fondazione Mahat Bonifacio apposta, oppure c'è anche Rossella Fidanza che è lì per aiutarvi, anche se la procedura è diversa, ma non importa, in ogni caso l'importante è rispettare le leggi vigenti. E quindi se noi diventiamo 10.000, 100.000, 1 milione a fare questa cosa, ragazzi, magari scoppia qualche bomba, cominciamo a ricevere qualche minaccia, per carità, può succedere, ma le banche le mandiamo a gambe all'aria. Nel frattempo magari il Movimento 5 Stelle si sveglia da questo torpore attuale e ci dà una mano in questo campo, in modo fattivo. So già, non dovrei dirla questa cosa, ma so già che c'è qualche parlamentare che a titolo privato, sta pensando di accendere un mutuo per poi fare la LAC. Ho già detto anche troppo. Se questa cosa diventasse rutinaria, che non è un parlamentare, ma diventano 10, 20 o 30, e a fianco ci sono 10.000, 20.000, 100.000 cittadini, ragazzi, abbiamo una schiera di avvocati infinita, eh? Sapete, ci sono tantissimi avvocati che appoggiano la Fondazione Mahat Bonifacio, altri avvocati che non appoggiano la Fondazione ma che comunque sono attivi in questa lotta. Mi viene in mente per esempio l'avvocato Marra a Roma, ma ce ne sono anche altri. E poi ci sono tanti cittadini attivi, tanti giornalisti abusivi come Elia Menta, come Giuseppe Turrisi, eccetera, eccetera. Quindi siamo in tanti, però dobbiamo attivarci. Fin quando facciamo i voyeur,
Ah, salvo, fammi sapere come va il tuo, che poi se ti va bene lo faccio anch'io. E beh, così non funziona tanto bene, ragazzi, così non funziona. Dobbiamo avere un pochino di coraggio in più, avendo la certezza e la consapevolezza che fin quando ci si comporta in modo onorevole, rispettando tutte le leggi italiane e internazionali, non possono farci nulla. Ci possono dare una ventina di coltellate come hanno fatto con Arrigo Molinari? E vabbè ragazzi, però qua dobbiamo avere un po' di coraggio. Vogliamo morire a 100 anni da schiavi o vogliamo rischiare di morire magari un po' prima, però sapendo di aver fatto tutto il possibile per consegnare ai nostri figli un mondo migliore? Io preferisco questa seconda opportunità e poi credetemi, siamo talmente in tanti che non lo fanno. Basta, mi dispiace, purtroppo Arrigo Molinari è stato assassinato perché aveva fatto questa causa contro le banche e ancora era solo, poverino, ha deciso di fare questa lotta tutta da solo senza avere nessun supporto. Per fortuna le cose sono cambiate, oggi rischiamo veramente di metterglielo in quel posto alle banche, in modo legale e onorevole, attenzione, perché sono loro gli illegali criminali. Quindi guardate che loro accettano queste cose, magari è difficile ottenere addirittura il risarcimento se non vai dal giudice, ma il fatto che smetti di pagare il mutuo, ci sono centinaia di persone che hanno già smesso e non pagano più, e le banche lasciano correre. Un mio amico su Facebook mi ha scritto pochi giorni fa questo, che lui ha un parente che lavora in banca e gli ha chiesto: senti, ma tu sta storia delle NAC, delle LAC, la sai, ma che cos'è, che come va? E quello gli ha risposto: guarda, fin quando il numero è così basso, lasciamo correre, chi se ne frega. Per loro questa perdita, che poi è una perdita finta, perché non perdono un cazzo, perché i soldi che ci hanno dato li hanno creati dal nulla, quindi la perdita della banca è zero, però è una perdita, diciamo è un mancato guadagno, ecco, è un mancato guadagno. Questa perdita finta delle banche, capite che è irrisoria, ma loro la mettono a budget, loro dicono: noi abbiamo 100.000 mutui, se su 100.000 mutui 100, 500, 1000 ci fanno questa cosa, ma che cosa ce ne frega a noi? Un po' come i supermercati, no? I supermercati fanno, diciamo, un bilancio tra le spese per vigilare il supermercato ed evitare il furto e le spese legate ai furti che avvengono. Allora, tu potresti avere zero furti, ma avere praticamente 100 guardie armate che girano intorno a tutti gli scaffali, però è chiaro che la cosa ha un costo enorme. Oppure puoi avere solamente, di solito ormai lo vedo in tutti i supermercati, c'è un vigilante, insomma, fuori, che magari sta attento anche nel parcheggio per evitare che le macchine vengano scassinate, eccetera, eccetera, quindi una vigilanza, diciamo, soft. E poi accetti che magari se c'è la vecchietta che sta morendo di fame e si ruba qualcosa da mangiare, pazienza. Ce l'hanno proprio in budget, un tot alla settimana, sanno che lo perdono, pazienza, fa parte del gioco. Ecco, le banche fanno lo stesso discorso sul discorso di queste procedure. Ma se noi diventiamo migliaia e migliaia e migliaia, gli facciamo sballare i conti, capite? Gli facciamo sballare i conti e li mandiamo a gambe all'aria. Nel frattempo, magari, si torna a elezioni, facciamo una campagna elettorale un pochino migliore di quella passata. Andiamo al governo, parlo noi cittadini, non mi sto riferendo a nessun movimento in particolare, perché per esempio, oltre al Movimento 5 Stelle, adesso c'è il Movimento Base Italia. Ancora non si è mai presentato alle elezioni. Vediamo se si presenterà, cosa farà, che campagna elettorale farà. Quindi io parlo di cittadini, d'altronde l'ha sempre detto il Movimento 5 Stelle. Noi dobbiamo fare che i cittadini vanno al potere. Questo è quello che dice da sempre il Movimento 5 Stelle, quindi se nascono anche altri movimenti, come per esempio il Movimento Base Italia, non sto facendo la campagna elettorale, adesso lo so, alcuni, ma quanto sei stronzo! Soprattutto ci sarà uno che, non lo dico il nick, sennò sembra un attacco personale, che mi dirà: tu attacchi sempre il Movimento 5 Stelle, sei uno stronzo, non ti pago, non ti do più le donazioni, e adesso fai la campagna elettorale al Movimento Base Italia. No, se pensate questo, non mi sono spiegato bene, non è così. Dico semplicemente che da sempre il Movimento 5 Stelle dice che i cittadini devono andare al potere. E allora io dico: bello, se ci sono anche altri movimenti, è una cosa ottima, stupenda, però
Poi, quando ci saranno le prossime elezioni, speriamo il più presto possibile, vediamo chi fa la migliore campagna elettorale, vediamo chi tratta questi temi della sovranità monetaria vera con altro che gli eurobond o le altre cose, lasciamo perdere. Quindi, se facciamo una vera campagna elettorale come Dio comanda, allora a quel punto avremo il 50, il 60, il 70% di cittadini che vanno nelle istituzioni, che potranno essere sperabilmente Movimento 5 Stelle e magari anche altri movimenti, chi lo sa. Comunque il 70% di cittadini, non di una singola lista, vanno al governo. E a quel punto li abbiamo fregati per sempre. Ci siamo ripresi la nostra libertà, la nostra sovranità e così via di seguito. Vabbè, ragazzi, è un sogno utopico, è un sogno utopico perché nessuno adotterà un mutuo, non diventeremo migliaia, ci saranno sempre i soliti rompicoglioni come Elia Menta, come Salvo Mandarà e come qualche altro centinaio e basta che fanno queste cose. Tutti amiamo la comodità, nessuno ama il rischio. Ci divertiamo a lamentarci in chat, ma poi ci piace prendercelo nel culo, dai, ammettiamolo, ammettiamolo. Quindi lo so che non succederà niente di tutto quello che ho detto, quindi cari amici banchieri che mi state guardando, state tranquilli che il popolo italiano dorme beatamente, quindi non vi preoccupate. L'importante è che indennizzate me, a questo punto divento un po' egoista. Io non pagherò più il mutuo, questo è ovvio. Datemi un indennizzo per i danni che mi avete cagionato e vaffanculo, e gli altri facciano quello che credono. State tranquilli che saremo sempre pochissimi quelli che faremo questa cosa, non vi preoccupate. Scusate, questo era un messaggio riservato ai miei amici banchieri. No, scusate, posso leggere anche i commenti visto che sono fermo. Però devo togliere il telefono da qui perché c'è talmente tanta luce che da così non vedo niente. Oh, allora, leggiamo i commenti. Ciao Salvo, grazie ieri sera per l'annutti che purtroppo non si vede molto nei gra. Vabbè, immagino nei grandi media, eccetera. Non è che le banche hanno bisogno di liquidità? Ciao a tutti. Sì, anche io sono commerciante e l'obbligatorietà del POS è uno scandalo. Ah, Ariel, a questo punto mi piacerebbe capire, ma se invece fosse gratuito, quindi no commissione sui singoli pagamenti e no canone mensile, saresti felice come esercente ad averlo? Ecco, mi piacerebbe sapere come la pensi. Dom Palfree dice: le cose dolci fanno venire il diabete. Va bene. Più moneta virtuale c'è e più le banche potranno speculare con i nostri, eccetera. Salvo, già è difficile per la gente ottenere il mutuo. Ciao Salvo, buon lavoro e grazie come sempre per il tuo preziosissimo immagino contributo. Federica Zito, ciao Salvo. Ciao a tutti voi. Allora, aspetto ancora un secondo per vedere se Ariel Francescangeli mi risponde, cioè senza commissione su ogni transazione, senza canone mensile, saresti felice di avere il POS? Ecco, mi piacerebbe sapere come la pensa. Vediamo, aspetto ancora 20 secondi e poi chiudo perché sono già le 10:27 e è arrivato il momento di andare in ufficio. Trallallero, trallallà. Immagino che Ariel magari ha già scritto, però c'è tutto in ritardo. A parte che quello che io dico ora voi lo vedete fra 30 secondi, se siete su Ustream, e fra un minuto se siete su salvo5.0.tv. Quindi ci vuole tempo. Oh, a proposito, guardate che ho già in mente, c'è una soluzione tecnica per concentrare tutto su salvo5.0.tv e a quel punto la chat, quando implementerò questa cosa, non sarà più questa di Ustream, ma sarà quella di Salvo 5.0. E quella la potrò leggere, cosa che adesso non posso fare perché il telefono è impegnato per questa cosa qua. Allora, Grove dice: Salvo, hai ragione, ma pensa che la maggior parte delle persone nemmeno posso. Si finisce lì, purtroppo. Ariel, mi andrebbe bene sicuramente, purché non ci guadagnino le banche. Fantastico! Allora, era come pensavo. Grazie per questa conferma, Ariel, ti sono molto grato. Carissimi amici, buona giornata a tutti quanti. Ci vediamo domani per il Mi Scappa la Diretta, sicuramente. E vi dico: ah, a proposito, domani è venerdì. Domani, probabilmente, il Mi Scappa la Diretta. Ah, ecco, Ariel aggiunge, fra l'altro ce l'ho già il POS. Poi Just Streaming dice: Salvo un consiglio, nel sito rendi la pagina del live streaming più leggera. Grazie per il consiglio, ma mi dovresti dire anche in che modo.
In che modo? In che modo? Allora, vabbè, dai, magari scrivimi un'email se hai dei suggerimenti puntuali, eh? Perché detto così, sì, più leggera, ma in che senso? Capisco, se tu hai una connessione lenta, ci metti un sacco a caricarla. Ok, capisco. Però purtroppo ci sono alcune cose, cioè il video in diretta, quello ci deve essere per forza. La chat ci deve essere per forza. Vabbè, comunque dai, parliamone. Magari se hai dei suggerimenti precisi, scrivimi una mail, per favore, tramite il blog. Quindi cos'è che stavo dicendo? Ah sì, domani mattino io sarò in ferie, quindi farò il Mi Scappa la diretta da casa e molto probabilmente, da confermare, mi collegherò con Marco Bonifacio Di Marzo, così finalmente avrà l'opportunità di bastonare in un'ora non notturna, perché di mattina qui, se saranno per esempio le 9 o le 10 del mattino, da lui saranno le 5 del pomeriggio e non le 3 o le 4 del mattino come è costretto, poveraccio, a fare quando facciamo le trasmissioni serali. Quindi domani mi scappa la diretta un po' articolato, dove ci sarà anche appunto Marco Bonifacio Di Marzo. Probabilmente, probabilmente. Ubermesh dice: devi portare a lavare la macchina. Sì, è vero, lo farò, domani lo faccio. Domani sono in ferie, domani pomeriggio. Vediamo anche oggi pomeriggio. La volevo lavare ieri, ma pioveva e quindi il lavaggio non era aperto. Vediamo, tra oggi e domani sicuramente laverò la macchina. Hai ragione, fa veramente schifo. Metti solo video e chat in prima pagina e poi sposta tutti gli altri video nelle altre pagine. Va bene, sì, questa potrebbe essere un'idea che fra l'altro non mi dispiace affatto. Va bene, grazie, ci penserò molto, ci penserò perché hai ragione, Luigi, hai ragione, questo suggerimento mi piace. Vediamo, dai, magari non proprio come dici tu, cioè di mettere solo il video della diretta. Però sicuramente qualcosa cambierò. Cambierò. Tieni presente che il portale, così come lo vedete oggi, è ancora nella sua fase quella standard, così come il com'è che si chiama? Così com'era il oddio, come si chiama? Il pamphlet, mi pare, insomma, il pacchetto standard di WordPress. Non ho fatto ancora quasi nessuna modifica. Le farò con calma perché nel frattempo devo fare delle altre modifiche, quindi ragazzi abbiate pazienza, ma vi prometto che quando sarà finito sarà veramente bello, almeno questo è l'obiettivo. Ma quante ferie c'hai? Tante, Gabri. Beh, quelle di quest'anno le ho già finite, però vabbè, è un discorso un po' lungo, eh. Casomai se proprio sei curiosa te lo spiego via email, è un po' complicato da spiegare. Da spiegare qui. Comunque ne ho tante di ferie, perché avendo 20 anni di anzianità ho acquisito altre ore in più rispetto a quelle che ha un neoassunto. Quindi di ferie comunque ne ho un bel po'. Va bene, un abbraccio a tutti, ragazzi, ci vediamo domani. Ciao ciao!